Regredire non è facile e Verga raggiunge i suoi effetti con un lavoro meticolosissimo. Per esempio, decide di non utilizzare quasi mai il dialetto, usa in sostanza un italiano parlato. Mentre precedentemente aveva usato un italiano un po' convenzionale, quello insomma un po' fiorentineggiante qualche volta del tempo, eppure tracce fiorentineggianti restano perfino nel Verga più maturo, tra l'altro, comunque a parte questo, c'è come un proiettarsi, no, di modelli ritmici e sintattici dialettali su una base lessicale e strutturale italiano, no? E questa è la grande scelta di Verga, molto originale. Tra l'altro qualcuno parlò di dialetto trascendentale, no? Come se dentro l'italiano di Verga ci sia il fantasma interno ritmico del dialetto. Verga vuole rivolgersi ad un pubblico nazionale, poi, no? Da un certo punto di vista, no? Quindi non può scegliere direttamente il dialetto. C'è anche quindi una scelta, diciamo, tattica rivolta al pubblico, però dietro questa dimensione tattica c'è proprio questa esigenza, no? Di proiettare sulla lingua, no? Questo senso di vicinanza e lontananza nello stesso tempo.